Buongiorno ragazzi, dopo una lunga assenza torniamo con Alberto in palestra. A fare squat estremo. Facciamo squat estremo. Non sei sicuro Alberto? Ma vedremo con l'andare dell'esercizio se ci riusciamo o no. Dobbiamo essere all'altezza di Kyriakos Grizzly. Esatto, dobbiamo all'altezza di Kyriakos Grizzly. Esatto. Poi dopo facciamo alcuni commenti su. Esatto, partiamo col riscaldamento. Partiamo col riscaldamento. Avanti Alberto, allora. Procedi. Concentrati. Allora, qui abbiamo fatto bene. Mancano 90 kg. Qui abbiamo, quanti kg abbiamo qua adesso? 90. Adesso 90 kg. Adesso ne aggiungiamo. Vai, vai, che io filmo tutto. Cosa ne pensi di questa performance di Alberto? Come te la pensavi della mia performance? Molto buona. Ottimo. Molto buona. Allora, mettiamo. Vabbè, mi sono dimenticato di sganciare il gancetto. Vabbè, ma fai con calma. Tanto io poi faccio il montaggio. Al limite tu puoi tagliare qualche scena. Sì, sì, poi metto insieme tutto. Qualche scena superflua. Allora. Improvvisamente siamo già passati a 130. Ecco, scusa un attimo, guardami. Ecco, adesso invece abbiamo aumentato di quanto? Esatto, adesso siamo a 130. Siamo già a 130 kg. Sì, sì. Quindi sì. Qua cominciamo ad andare sul pesante, ragazzi. Qua è vagamente sul pesante. Pure concentrazione, quindi mi raccomando, concentrati. Certo. E qua c'è il rischio anche di farsi male. Certo. Prego, certo. Prego, quando perché vuoi. Perché no, che non sia mai che tu filmi un incidente. No, infatti. Ottimo, siamo saliti 130 kg, sono stati fatti. Adesso cosa mettiamo? Altri? Adesso mettiamo altri 10-10 e saliamo quindi 150. 150 kg. Devi togliere il gancetto, mi raccomando. E poi devo ricordarmi anche di metterlo là. Sì. Tanto anche se mi riposo qualche secondo di più. Alberto, 150 kg. Sì, siamo. Cosa dici? Come li senti questi? Sì, 150 dovrei farcela. Ma li senti? Cominci a sentirlo? Ma no, direi di no. Per te sono alla portata. Per me sono alla mia portata. Ci avviciniamo al top. Sì, sì, sì. Ma dovrei anche superare i 160, Faccio questa non facciamo previsione. Non facciamo previsioni previsione. Troppo azzardate. Okay, andiamo avanti per gradi. Andiamo avanti per gradi. Ci sono 150 sono stati fatti. Ora, stati fatti un attimo di riposo e poi c'è un ulteriore salto di peso. Eccoci, 160 kg. Sì, siamo a 160. Questo, mi raccomando, diciamo, di poi filmare anche ovviamente i pesi, perché cioè, ovvio. Potrei anche barare, però qua no ma qua... anzi filmiamo subito. Ecco, come si può notare abbiamo. Sì, filma anche dietro perché. Sì, ora filmo qui. Il peso dietro è. Qua abbiamo tutta la serie di dischi per dimostrare. Quello dietro non si vedeva. Non si vedeva. Filmiamo praticamente. Sì, direi che adesso hai documentato. È documentato che. Alberto, sì, diciamo che.
diciamolo che questa è la tua massima performance attuale. Esatto. Ufficiale. Esatto. Quindi questa è la mia massima performance. Bisogna dirlo, poi vediamo, forse Alberto ci darà, ci delizierà di un ulteriore salto di qualità. Ok. Prego, concentrati. Dai. Grande performance. Quindi siamo arrivati a 160, ma sento di poter fare ancora di più. Bene, Alberto, guarda, qua siamo, stiamo facendo la storia. Ok. Quindi riposati un attimo, concentrati. Sì, devi filmare, mi raccomando. Allora, 170 kg. Mi raccomando di filmare anche sì, i pesi sì. caricati. Hai mai fatto questo peso qua, Alberto? Ma no, l'ho già fatto una volta. L'ho già fatto una volta. Però magari proverò ancora di più. Adesso vediamo, filmiamo qua. Devo vedere i pesi. Il pacchetto per certificare che non è una bufala. Non è una bufala. Ma si sta facendo la storia. Boh, quando sei pronto. Non so, andiamo, vuoi riposare? Andiamo. Andiamo con 170. Ti prendo da questa parte. Grande Alberto, ce l'abbiamo fatta. Piega la sbarra. E adesso sono indeciso se aumentare ancora un pochino. Bene, o no. Allora pensaci, riposati un attimo e ci rivediamo tra un attimo. Bene Alberto, diciamo okay. concludiamo con questa prova. Questo peso qua non l'hai mai fatto? Non l'ho mai fatto. 175 kg. Non l'ho mai fatto. 175. Esatto. E mi raccomando di filmare. Sì, certo. Devi adesso filmare. Certifichiamo tutto. Devi certificare che lì c'è anche un peso da 2,5 che ovviamente sì, corrisponde a un altro peso da 2,5. È in aggiunta. Benissimo. Quindi Alberto, a te. Quando vuoi. Paolo non lo conosciamo, però anche lui è un veterano della quadriglia. Ci dai un parere su Alberto? Che era di plastica. Il re del cheating deve sempre. Non fa niente a quello che ha detto, è tutto vero. Ok, Alberto, dai. Sei soddisfatto di questa performance? Soddisfattissimo, guarda, ti ringrazio. Bene, perché. Allora, no, perché. Cioè, vedi che alla fine. Però ce l'ho fatta. Sì, no, ce l'hai fatta anche bene. Io penso che c'è del potenziale ulteriore da poter sfruttare. Ok, dai. Penso che ci saranno altri aumenti di peso in futuro. Infatti. Magari non a breve, però. Infatti. Bene, allora niente ragazzi, questo è tutto. Per quanto riguarda Alberto, che è stata veramente una prova emozionante, oserei dire.
okay. Perché si sono varcati dei limiti, certo. Quindi adesso non certo. Sono varcati. Quindi Alberto, ti ringrazio. Stay tuned. Abbiamo trovato Stefano, che è già un po' che mancava a venire al nostro pack. Purtroppo oggi è arrivato, che avevamo già finito. Per lavorare. Però è al corrente della performance del Ma che mi alzo, che da sì. Seduto vengo male. Vengo. Quindi vogliamo chiedere... Brutto da parlare davanti alla telecamera. È vanitoso. E quindi volevo chiedere cosa ne pensa di Alberto, di questo prodigio. Alberto penso che è un ragazzo molto... caparbio, sincero, onesto soprattutto, tenace nel... 255 kg. Vedo che secondo me lui potrebbe fare anche 200 kg, secondo me adesso è umile parere. Sono d'accordo con te su questo. Però è un ragazzo che va stimolato, un ragazzo che comunque sia va tenuto sott'occhio perché rischia sempre di dividersi in due mentre fa qualcosa. Però Stefano, peccato che non sei potuto intervenire prima, però... Facciamo un bel primo piano. Aspetta, guarda che occhio, vero? Scusami. È più lontano perché è da vicino non rende la perfezione del fisico. Ecco, vedi, la vanità di Stefano viene fuori. Comunque niente, dimmi. Te la faccio io ora. Tanto taglia questo. Per incominciare con le scarpe, venire su, ecco Carlo, l'autore dei video. Questo è Carlo, perché. Cosa pensi di Alberto? Di Alberto io lo sto seguendo da parecchio tempo, è un ragazzo che ha passione, molta passione per la ghisa, soprattutto. Per la ghisa, sì. Lui sente la pressione del peso e praticamente ha un intervento di andare avanti. Su questa strada, ottenere risultati sempre maggiori. Ma secondo te rischia di farsi male qualche volta? Beh, diciamo che il rischio c'è. Ma buon professionista qual è? Però esatto. Però se, come si dice in inglese, no pain, no gain. Quindi, parole sagge, no quindi, pain, no gain. E quindi. Di Kiriakov non ha più fatto diciamo che Kiriakov Grizzly è un ispiratore di Alberto. È un grosso ispiratore di Alberto, un noto pesista dell'est, dà molta ispirazione a questo ragazzo per poter ottenere risultati sempre maggiori e noi, io sono d'accordo con Stefano su questo. Stefano tra l'altro è l'autore di questo video, esatto, mi sta intervistando. Sono d'accordo con Stefano che i 200 kg sono una portata, naturalmente noi dobbiamo stimolare, esatto, siamo qua comunque anche per incoraggiarlo, perché la passione va incoraggiata, certo. Quindi su questo non ho altro da dire, poi se hai qualche altra domanda se la chiediamo. Cazzo ne so. Sì, fai pure. Vuoi intervenire nei video? Sì. No, non voglio intervenire nei video. Niente, comunque io direi che va bene, cioè questo. A breve riepilogo sulla storia di Alberto, però la ragazza tutta da scoprire. Sì, diciamo da scoprire, ma a breve pubblicheremo questi video con le interviste. Perfetto. Grazie Stefano. Grazie. Grazie ragazzi, grazie Alberto. A posto.